Vediamo cosa c'è di interessante sulla nostra piattaforma. Logan Paul che li prende morti. Questi che regalano gli iPhone alle ragazze. Questi che cercano di fare parodie. Questo che ha fatto una canzone. Questo che critica quello che ha fatto la canzone. Questo che ha copiato il mio video. Ma in poche parole, non ci sta un cacchio. Caspita di video faccio? Cioè ormai hanno fatto tutto. Tutto. What's on? What's on my smartwatch? Questo è figo, l'hanno portato in pochi, io. Però io non lo posso fare sto what's on my smartwatch, non c'ho smartwatch. Ehi, ciao! Sì, lo so che non mi conosci e che ti sarei appunto a chiedere per quale motivo sto in cameretta tua. Però innanzitutto mi devi spiegare che cosa stai facendo con quel bicchiere di latte e con la schermata di YouTube aperta. Stavo a guardare alcuni video su YouTube per capire che caspita di contenuto devo portare. Ah, ho capito, ma te sei una di quelle YouTuber fallite, ho capito. Allora ascoltami bene. Calcola che ho visto che te stai a guardare video sullo smartwatch, no? Cioè, aspetta. Non sono stalker, però ho sentito dire che te stavi a guardare. Beh, capito, te stavo a guardare. Te stavi a guardare sti caspiteria dei video? Sì, no, sì, ecco, perfetto. Oggi sono qui appunto per aiutarti a registrare questo fantastico video. Ok, dove sta? Come te vedo abbastanza stupida, in realtà lo smartwatch te l'ho posato lì sulla scrivania tipo un quarto d'ora fa. Ah. Ma quindi c'hai portato te la scrivania mia per tutto questo tempo? Cioè no, perché io fino adesso non l'ho visto. Io non capisco tu come faccia a non essertene accorta. Però tralasciamo adesso, piglialo, mi raccomando, e vai a fare sto video. Le voli visual, i voice, specialmente i sordi perché si era iniziata. Vai, vai a fare sto video immediatamente, tesoro. Però aspetta, non lo puoi fare con qua abbigliamento da contadina. Io direi di fare un punto che, ma poco, un bel cambio di look. Credo che qui il mio lavoro sia terminato. Detto questo, mi raccomando, fai questo video, fallo bene, fallo bello, che dopo mo vengo a guardare. Detto questo, ti saluto, bella. Quando serve qualsiasi altra informazione, mi raccomando, chiamami, eh. Oh, chiamami, ti ho lasciato il numero pure là, se no vedi, sei stupida. Vabbè, guarda là, là, là. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video del What's on my smartwatch Series 3. Eccoci qua. Oggi ragazzi siamo qui per vedere assieme il mio nuovo orologio. Innanzitutto ragazze, volevo farvi vedere il mio outfit veramente da contadina. E niente, detto questo, io direi subito di iniziare. Ho messo due inquadrature così che ci possiamo vedere a due lati diversi. Comunque, oggi sono qui per farvi vedere il mio smartwatch. Che cos'è lo smartwatch? Vi spiego subito. Lo smartwatch è, in poche parole, un orologio digitale. Basta, finito, c'è questo. Allora, adesso passiamo subito alla seconda inquadratura. Allora, questo è lo smartwatch. Come potete vedere, ha tantissime cose utili. Vedete. E aspetta che si accosta. Come si spegne? Allora, se io lo guardo così, è acceso. Che è successo? Se io faccio così è acceso, poi faccio così. No, in realtà è il contrario. Ok, ecco, così è spento, faccio così, è acceso. Vedete, ragazze mie, è acceso, perfetto. Allora, come potete vedere, qui ci sono tante cose. Che caspita è aperto? Come potete vedere, tante cose utili, no? Ad esempio, se è la fotocamera, giusto, utilissima. Poi se è questa borsa che è sempre quella che mettete dentro lo zetti, che ancora non ho capito che caspita se lo mette dentro. Poi se dai che si è spento. Poi se sta questa applicazione qua che serve appunto per capire che caspita di autobus devo piano la mattina per non perdermi. Poi se sta questa, dove sta questo che è Instagram. Instagram, in poche parole ragazzi, su questo smartwatch non serve una ceppa. A una ceppa veramente, perché ti fa vedere tanto le notifiche e basta, non fa vedere più nient'altro. Poi se stanno questi tre puntini che ho ancora non ho capito che caspita servono. Poi se sta la data per far capire appunto che giorno è, perché ogni tanto mo scordo perché
perché io so io. Poi dopo testare metodo, capi appunto quanti credit stanno fuori, perché come ho detto nel video del mio iPhone 777 che io ho cambiato, perché adesso ragazze ascoltatemi, adesso io ho l'iPhone Z, mi raccomando, adesso io ho l'iPhone Z, ho cambiato iPhone perché l'iPhone 777 non soddisfava le mie esigenze, perché sono una viziata. Bravissime, brave, l'avete indovinato. Allora poi si sta, dai che si spegne. Io poi si sta l'applicazione delle foto, che ogni tanto do uno sguardo tipo le foto che si stanno e faccio wow, fantastico, veramente stupende, se. In realtà te fa vedere soltanto quelle che mi sono tre preferiti, quindi io ho messo due foto tre preferiti, quindi te fa vedere soltanto quelle. Però a parte questo, lo smartwatch è utile. Poi se continuiamo il nostro tour. Ah, qui ragazze c'è il topolino. Attenzione, c'è sempre il topolino che mi segna l'ora ed è fantastico, perché ogni volta che accendo il telefono c'è il topolino che sta così o così, poi in alto si mette pure. No, topolino, topolino. Andiamo avanti. Allora, poi se sta questa per far capire quanto caspita ti batte il cuore. Vedete, adesso te lo misura. Poi oltre al battito cardiaco che ancora si sta a misurare. Poi se sta questa Shazammete, che serve appunto a capire che caspita di musica ci sta in un negozio. Poi c'è questo che è la sveglia. Sì, ragazzi, non potete capire, è assordante, perché quando sveglia la mattina, appunto, si sente sta sveglia, tu stai dormendo così tutto tranquillo, senti ti viene infartone. Ecco perché appunto ti serve l'applicazione per misurare il battito cardiaco. Utilissima. Poi dopodiché c'è sta questa che ancora non ho capito che caspita, non lo vuoi sapere. Poi c'è questa che ti fa vedere che ore sono. No, perché topolino non serve, topolino che fa questo. No, ci serve un'altra applicazione per capire che caspita ore sono. C'è questa, questa qui è molto molto utile, questa applicazione, perché serve appunto per farti capire quando cammini, quando corri, quando fai tutti i cavoli tuoi. Ad esempio quanti chilometri percorso e quante cose hai fatto. Ad esempio io giornalmente percorro fino a 2 metri, che è la distanza tra la mia cameretta e il bagno, tra la mia cameretta e la cucina, tra la cucina al bagno e dal bagno alla mia cameretta e dalla mia cameretta al letto. Quindi in poche parole mi muovo tantissimo, viva la palestra. Poi c'è sta l'applicazione mappe, però non bravo perché sennò ho scoperto la mia via. Furfantelli, sei disperato. Poi dopo di che c'è sta questa delle mail, che l'apro soltanto quando mi arrivano i soldi. Poi c'è sta l'applicazione per telefonati, perché io per strada, ragazzi, dovete capire che ogni tanto mi metto così e faccio pronto mamma, sì ho mangiato, tranquilla. Cioè ragazze, è utilissima. Certo, sembrate un pochino malati che vi mettete lì così col telefono più che altro con l'orologio e parlate così per strada, però tra la Sam. Poi dopodiché c'è sta telegramme zia. Regia, oggi non c'è sta, oggi regia, hanno fatto tutti i sciopero. Poi dopo di che c'è sta My Taxi, che mi serve appunto per chiamare il mio taxi personale, perché ho il tassista personale. Sì, lo so che non mi state a credere, ma anche io mi credo. Poi dopo di che, ragazzi, si sta la cosa della musica, perché ho Spotify, quindi ti Apple, guarda, io mi ascolto la musica su Spotify, non me la compro su iTunes. Poi dopo di che c'è sta appunto impostazioni, questa non ho capito che è, questa dei messaggi, questa da casa, per tipo accende e spegne la luce, accende e spegne, accende e accende, quando te va, che se c'hai tipo la luce collegata al wifi, ti puoi accende e spegne la luce dentro casa, però siccome io non mi vado a pagare la bolletta da luce, io vado in giro con le candele, sì, invece per il gas mi sono comprata tipo una ventina di accendini. Poi dopo di che, ragazze, si sta Messenger. Messenger lo apro credo dal 2000... 9. Poi dopo di che, ragazze, che caspita manca? C'è sta questo che è un buon... Raga, io ho comprato questo coso perché tutti quanti la c'avevano. Mandate fa spiegare turno che non sapeva. Quindi io l'ho comprato e mozzerò. Fine, punto, finito. Comunque a parte tutto, ragazze, veramente adesso parlando da serie, adesso tra me e me, tra me e voi, tra noi, adesso vi dico la verità. Questo smartwatch serve anche a indicare l'ora. Sì, aspettate, però non è tutto. Serve anche, ragazzi, per fare da orologio. Serve anche come gadget aggiuntivo per un vostro vestito. Cioè, ragazzi, io l'ho comprato, ma non perché mi va di usare le chiamate, eccetera, eccetera, ma perché, ragazze, scusatemi, siamo nel 2042 e dimmi tu, chi è che non ha uno smartwatch al braccio? Lo smartwatch al braccio dona che è una meraviglia. Quindi ecco perché oggi ho comprato. Se no, frate, secondo te andavo a comprare una cosa che non andava di moda? No, certo che no. Mannaggia, ragazzi, per non star disdetta si è spenta la telecamera. Avete sempre fatto che io fino adesso ho caricato il mio smartwatch per il video, soltanto che mi sono scordata di caricare la telecamera. Comunque, detto questo, io spero comunque che in qualche modo, comunque, questo video vi sia piaciuto. Se sì, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto con un bel commentino e fatemi sapere se anche voi acquisterete lo smartwatch grazie a me e lo potete acquistare all'Apple dando il codice datemelo gratis, se vedete che ve lo regalano, a meno che
non ve menano. Però vabbè, è sconsigliato da fare. Se proprio volete essere picchiati, andate la fa. Detto questo, niente, dalla vostra CV Snow di fiducia è tutto. Vi mando un bacchissone grande grande grande. Io ho il mio cappello da pescatrice di pensieri. Vi salutiamo e niente, ci becchiamo al prossimo video. Chisconi, chisconi, chissoni, ciao. Ciao ciao. Finalmente abbiamo finito sta pagliacciata. Vabbè, sto coso mo lo posso riportare? Cioè a me mi serve un cacchio veramente, ragazzi, è inutile sto coso. Riportatelo indietro per favore, che a me non mi serve. È inutile, è inutile e non serve, non serve a niente. Lo so che nel video ho detto che serve a qualcosa, ma perché, ragazze, sono io, come vado avanti? Come pago poi la bolletta? Ma beh, ma è normale che in realtà la bolletta la pago. Ma ti pare che vado in giro con i candeli?